quando ero piccola ero poco coraggiosa. Per me era difficile, per esempio, saltare uno steccato, andare sugli alberi, proprio no. E crescendo poi ho capito per quale motivo. Forse era il modo come mi volevano fare coraggio. Nell'asilo infantile, così si chiamava una volta, oggi si chiama scuola materna. Io avrei dovuto saltare una panca larga, alta, e questo non riuscivo a fare. No, devi saltare. E ho accavallato le gambe e sono andata dall'altra parte, all'angolo. E queste erano sempre le punizioni, quindi il coraggio è cominciato veramente a calare moltissimo. Io credo che sia stato questo. Oggi, dove ci sono delle cose difficili, ma già nella vita normale, dove dovevo decidere, fare delle decisioni mie, credo che sia stata sempre coraggiosa, perché ho fatto delle scelte. Sì, ho sposato una persona che non era abile fisicamente. Abbiamo vissuto insieme, abbiamo avuto il coraggio di andare avanti rubando al tempo minuto per minuto, specialmente quando Pier Giorgio era poi in grande difficoltà. Ecco, questo per me è il coraggio e oggi vado avanti a lottare contro la politica sbagliata. Eutanasia? Sì. Eutanasia io non, per me non la vorrei mai, forse per il motivo della mia fede. Per me la vita io la voglio godere fino alla fine, anche in difficoltà. L'ho provato già a fare tante volte quando ero piccola, stavo per morire e mi sono accorta che morire non è tanto difficile, che non era doloroso, almeno quello che mi è capitato a me. Poi, anche da grande, mi è successa la stessa cosa, prima forti dolori, perché stavo perdendo sangue interiormente, avevo un'emorragia interna, e non capivo che cosa fosse. I medici non decidevano, io ero in pronto soccorso e non decidevano, allora dicevo: sentite, io per favore fate qualcosa perché non ce la faccio più. Mi sono alzata, sono scesa dal lettino, sono crollata per terra perché non avevo più sangue, avevo tutto il sangue internamente nella pancia. Ecco, mi sentivo poi quando mi hanno portato in sala operatoria, mi sentivo così leggera. Ho visto che quando si finisce, si va verso la fine del corpo, come se fossero endorfine che si formano dentro di me, dentro di sé, e credo che morire in questa maniera non è affatto doloroso, è una bella morte. Io auguro, per esempio, però, a tutti quelli che vogliono scegliere fine vita per propria scelta di poterlo avere, di avere una legge adeguata che include tutte le possibilità di scelta dei cittadini che ne hanno bisogno. Non ne avranno bisogno tutti, non la vorranno nemmeno tutti, però per chi la vuole deve esserci una legge. Io ricordo delle poesie di Pier Giorgio che parlava del vento, perché lui quando andava a caccia e mi ricordava il sussurro del vento tra gli alberi. Io mi ricordo adesso quando vado su nelle parti mie, anch'io risento di nuovo il rumore del vento, il sussurro del vento, o quando passa anche sul balcone, qualche volta molto forte,
e quindi il vento che porta tanti ricordi oppure spazza via anche dei ricordi. Infinito è una parola che ha tante sfaccettature. L'infinito, se guardo il cielo, l'infinito non lo posso, non arrivo mai fino in fondo. Tutte gli anni luce sono l'infinito. E ancora non abbiamo, siamo arrivati alla fine dell'infinito a vederle con i telescopi immensi che abbiamo. E poi questo infinito ce l'abbiamo noi dentro. Credo che ogni persona c'ha dentro un infinito molto personale e credo che questo infinito cresce in noi già fin dal grembo materno. Secondo come la mamma vive l'amore infinito, la vita che è infinita e anche indefinita, e credo che tutto questo prende radici dentro di noi e noi lo possiamo vivere. Ah, rabbia! Ah! io qualche volta, io sono molto sanguigna e mi devo molto controllare, l'ho imparato un pochino. Io adesso quando sento uno stimolo di arrabbiarmi, mi fermo e conto fino a 10. Io fin da piccola volevo essere sempre libera e mi ricordo che i miei genitori ci avevano da fare perché io volevo fare di tutto e di più. Mamma mi teneva molto, bastava soltanto che mi guardasse con molta serietà e allora mi mettevo di nuovo in guardia. Però su una cosa mamma ha capito molto bene, che io ero libera. Allora, già quando ero nell'asilo infantile, quei tempi era l'asilo infantile fascista, dove dovevamo camminare, marciare, eccetera. Sì, mi piaceva. Non invadeva tanto il mio sentire libertà. Certo, non si potevano fare determinate cose, si doveva stare in fila. Quando si andava al bagno non potevo andare quando avevo bisogno, ma quando toccava a me stare in fila. Poi cambiò dal fascismo al nazismo. A quei tempi poi avevo capito certe cose da quanto parlavano gli adulti e molte cose non mi piacevano, che tutti dovevano a partecipare a una festa sabato. E non mi piaceva quel costume che io avrei dovuto mettere. Ho detto a mamma, questo costume non me lo fare perché non lo voglio. Avevo appena 4 anni. E mamma dice, no, va bene, non te lo faccio. E no, avevo 5, ecco. E poi quando andai a scuola, sabato, si doveva andare in piazza con tutti i bambini e io naturalmente non avevo il costume, non potevo andare. Mamma, c'ho tanto mal di denti oggi. E mamma diceva, va bene, stai a casa. E sabato dopo, mamma, c'ho tanto mal di pancia. Va bene. Mamma, c'ho una diarrea, un altro sabato. C'avevo sempre qualche dolore, qualche cosa. E mamma capiva e non mi ha mai sgridato. Mi ha detto, va bene, stai a casa. E poi mi portava lunedì a scuola dalla maestra. La maestra capiva e vedevo che si facevano l'occhiolino. Quindi la mia libertà di opinione
cominciato già a crescere da molto molto piccola. E poi le scuole che volevo fare le ho sempre scelte io. Ho scelto la classe che dovevo fare, ho scelto la cartella come la volevo io e chiedevo a mamma se me la faceva lei. Mamma mi faceva la cartella e il dindindino che mi piaceva doveva mettere lei sopra. E poi sì, ho cominciato a cucinare da sola, quindi la libertà a casa, pulire per terra, eccetera. Mamma diceva, no, questi non sono lavori che devi fare tu. Sì, ma io lo voglio fare perché così tu, quando torni a casa, trovi tutto pulito. Ecco, io credo che la mia libertà l'ho usata anche perché ho visto che mia madre, nella sua libertà, mi aveva dato libertà a me e mi ha fatto crescere veramente bene così. Ho scelto nella mia vita sempre la strada che volevo io e lo faccio ancora adesso. L'amore per mio marito è stato in un certo senso un compromesso. Questo me l'ha fatto capire lui stesso, dicendomi non ti voglio sposare. Perché? Per quale motivo non mi vorresti sposare? Così te ne puoi andare quando non ce la fai più con me. Mi sono messa a ridere, come non ce la faccio più con te? Io ho una brutta malattia che tu non sai come finirà. E io sarò completamente paralizzato, non parlerò più, avrò anche fame d'aria, quindi morirò. È meglio per te se ci lasciamo subito, oppure non ci sposiamo e tu te ne puoi andare quando la vita sarà troppo pesante per te. Sì, la vita è diventata pesante, però quello non era più il compromesso. Il compromesso era quello accettato di sposarci il 5 gennaio 1980 e siamo stati felici e i compromessi erano poi i suoi perché lui poi mi ha seguito e ha voluto essere disintossicato dalla droga, cioè praticamente dal metadone. L'abbiamo fatto insieme. Si è compromesso lui ed è andato benissimo. Bisogna solo, quando si entra in un compromesso, calcolare dove c'è il limite. L'importante è sapere quello. Lì per lì non ci siamo mai messi limiti. Camminando abbiamo capito dove c'è destra, sinistra, dove è la via dritta. E l'abbiamo fatta dritta insieme. E alla fine poi c'è stato anche il compromesso del morire. Per me è stato molto molto difficile. Ho detto anche lì il mio sì e sono contenta di averlo fatto perché tutto quello che faccio oggi esce da questo compromesso. Alba mi fa ricordare le mie montagne. Quando qualche volta l'aria era molto umida, succedeva che già la mattina le mie montagne, le Dolomiti, i Baranci sopra il mio paese, erano velate di un colore rosa, bellissimo. Se c'era poi un pochino di neve, luccicavano, si specchiava dentro il sole. E questo mi dava tanta, tanta serenità e cominciavo bene le giornate. Qualche volta adesso io da qui non vedo il sole che nasce, lo vedo solo quando fa capolino dietro il palazzo di fronte, però ricordo ancora, questi ricordi ancora mi danno tanta serenità la mattina.